abbiamo visto che in questo bilancio non c'è niente di nuovo e il nostro bilancio del 2023, che è stato fatto un copia e incolla con piccolissime modifiche, è stato riportato per il 2024. In effetti non c'è niente dunque di nuovo, non ci sono delle programmazioni nuove. Abbiamo visto che ci sono una maggiorazione di tantissimi costi e colgo l'occasione, che poi la continuerò a fare in una conferenza stampa, quando inizialmente si è detto che hanno trovato una situazione disastrosa. Noi, quando io sono andato via, ho lasciato 6 milioni e 650 mila euro di cassa, più ho lasciato un avanzo di amministrazione di 2 milioni 134. Proprio questo sta a significare come, cioè, tutto quello che hanno fatto come spese anche per il Natale, che è stata una cosa veramente assurda, e dico in un momento come questo è vergognosa, perché spendere un milione per Natale che non ha avuto nessun riscontro, perché anche quando lo abbiamo fatto noi ogni anno con 120-130 mila euro, le persone a Forio, abbiamo avuto sempre una moltitudine di persone che si sono riversate a Forio, perché la stessa gente dell'isola di Ischia che in quel periodo si sposta dagli altri comuni a Forio, come da Forio si è spostata dunque a Ischia. Gli alberghi erano sempre gli stessi, anzi quest'anno a Ischia Porto c'è stato addirittura qualche albergo in meno, come a Forio ci sono stati alberghi che prima erano aperti magari per il periodo da Natale fino a Capodanno, quest'anno invece sono stati aperti soltanto per 3 giorni. E quindi noi riteniamo che, siccome il nostro bilancio è stato sempre, no, non è stato mai votato e mai contestato, noi non lo voteremo, perché era un bilancio che andava bene per il 2023, ma non c'è una visione per il 2024. Fatto sta che oggi, dunque come oggi, se parlate di risparmio, si è fatto finta di tagliare spese da un lato e spese dall'altro lato, ma in realtà si stanno facendo altre spese che andranno a superare. Se la volta scorsa hanno lasciato 28 milioni di debiti, penso che questa volta ne lasceranno 60. Quindi, secondo me, mai come in questo caso, si dice sempre meglio il peggiore dei sindaci che un commissario dunque prefettizio. Probabilmente forse è meglio in questo momento a Forio un commissario, per evitare che riportino dunque Forio nel buio più totale.